L'unico modo per vincere il dolore e il rimpianto che portiamo dentro è quello di alzarsi dalla sedia, da quel letto, alzare la testa e sorridere, andare avanti per chi è rimasto sempre qui accanto a noi. Sono le parole pronunciate da Ivan Cottini a Deborah Lulli, la mamma che la scorsa estate ha perso suo figlio, Ismaele, il giovane 17enne ucciso per futili motivi. Deborah e Ivan, che lotta contro la sclerosi multipla, hanno tanto in comune, come la voglia di non arrendersi. Grazie alla loro forza di volontà, alla grinta e al desiderio di riscatto, sono riusciti a non arrendersi e a battere lo strazio, le paure, le difficoltà che devono affrontare ogni giorno. Dopo le iniziative organizzate nei mesi scorsi per sostenere la famiglia Lulli ad affrontare il processo legato all'omicidio, hanno deciso di realizzare un video, breve ma colmo di speranza. Un saluto da tutti, in questa mattinata mi trovo qui con una persona veramente fantastica, la mia carissima amica Deborah, e insieme vi auguriamo un bellissimo 2016, che sarà l'anno del riscatto, finalmente potremo dare giustizia ad Ismaele. Giustizia.